parlato del ruolo fondamentale del silenzio e del vuoto nella musica. Nell'analizzare le opere di Pasolini, quindi nello stretto rapporto con la musica, si può riconoscere l'utilizzo metaforico del silenzio? O almeno esiste un legame fra il rumore della protesta e il silenzio a cui è stato costretto? Certamente Pasolini impiega il concetto di silenzio e ne dissemina questo concetto in tutta la sua produzione, attraverso sistemi anche legati al versificare, per esempio lascia sospeso con i puntini una quantità di frasi che non porta a compimento. Ma questo è l'aspetto esteriore. Per ciò che riguarda l'aspetto invece più intimo, più legato a questo nuovo modo di pensare il silenzio, ecco, io sono dell'avviso che fondamentalmente anche per Pasolini il silenzio non è assenza. E nel momento in cui il silenzio diventa presenza proprio quasi materica, è chiaro che inizia ad acquisire significati e importanze assolutamente inedite. Per ciò che riguarda il modo, la protesta, ecco, diciamo così, noi sappiamo, perché ormai è tutto storicizzato, che a molte delle accuse a cui Pasolini era soggetto, lui rispondeva col silenzio, cioè lui rispondeva senza prestarsi al gioco, diciamo, di rispondere e utilizzava l'arma del silenzio a suo vantaggio, diventava proprio un modo incisivo di intervenire. E restare in silenzio di fronte a certe cose non significa prendere le distanze, ma cercare di coglierne due aspetti. Il primo è quello della maggiore concentrazione nei confronti del silenzio. C'è un filosofo contemporaneo sudcoreano che dice esattamente questo, che il silenzio forse è la condizione della massima concentrazione a cui noi possiamo tendere. E quindi rapportarsi con questa dimensione non significa abdicare, ma significa cogliere e approfondire ancora di più una propria o altrui posizione. Grazie. E un'altra domanda. Allora, Pasolini ha dovuto convivere a lungo con quella condizione di estraneità dal suo tempo, che lo ha reso agli occhi di molti quasi scomodo. Come si può tradurre in melodia questo sentimento così forte nei confronti della realtà? Sì, Pasolini, io sono convinto, ma è una convinzione che io ho anche acquisito dagli studi, diciamo, contemporanei, che lui non è che fosse avulso dalla realtà, lui era molto più avanti. Lui riusciva a vedere delle cose, criticità in certi rapporti che si potevano affinare o sviluppare con una preveggenza spaventosa. Penso per esempio all'influenza dei media, della televisione, di tanti altri aspetti. Quindi sicuramente non è che lui fosse scollegato. Lui aveva questa capacità e quindi avere questa capacità di guardare avanti, di non lasciarsi prendere dalle cose momentanee, diciamo, ti pone anche in condizioni assolutamente difficili, no? Come trasformare questo in musica? Beh, questo non lo saprei, ti dico la verità, per due motivi. Perché rispetto alle premesse storiche, filosofiche, teoriche, estetiche che ci sono state negli anni passati, la musica è sfuggita a qualsiasi previsione. Dopo l'iperserialismo c'è stata l'aleatorietà, poi c'è stata la musica cosiddetta spettrale dello spettralismo francese, poi adesso c'è la contaminazione. In particolare sono molto attento a questa idea di cross-pollination, ovvero di contaminazione incrociata tra le varie arti. Non saprei dare una risposta precisa. Quello che posso dire è che
intanto evitare di scrivere qualcosa che fosse semplice onomatopea, imitazione, qualcosa che avesse la pretesa di, potrebbe essere un rischio. Forse conviene essere come era Pasolini, se stessi, andare avanti, immaginare un percorso solido, questo sì, è fondamentale, però ecco, senza avere la pretesa di deviare o di prendere strade sotto un'etichetta di presunzione che potrebbero danneggiare tutti. In una delle sue poesie Pasolini scrive: che testimonianza avremmo degli eventi se non cantasse prima e dopo di loro un passero col suo canto lieve e severo? A questo proposito, che importanza ha per lei l'arte nella vita di ogni giorno? Ed è capace di rendere eterne le gesta dell'uomo? Questo passo che tu citi si trova anche nella mia composizione. Là dove dice, dove Pasolini descrive cosa sia in realtà un poeta e lo paragona al passero. Io credo che per tutti noi la dimensione dell'arte sia il punto di maturazione della nostra, del nostro grado anche di civiltà, di socialità, insomma, culturale. La frequentazione dell'arte quindi diventa non solo un segno di civiltà, ma soprattutto una necessità interiore, perché attraverso la frequentazione dell'arte noi riusciamo a capire la realtà che stiamo vivendo, che probabilmente invece ci sfuggirebbe se noi potessimo dare ascolto solo ai canali, diciamo, di maggiore diffusione. L'artista è sempre colui che riesce, il vero artista, è sempre colui che riesce a guardare oltre, a investigare le tensioni che si profilano all'orizzonte. Faccio un esempio: se noi avessimo dato ascolto agli espressionisti tedeschi subito prima delle guerre mondiali, quando loro disegnavano questi paesaggi con colori assurdi, il cielo rosso, i personaggi che erano deformati dal punto di vista della paura, forse avremmo anche colto gli orrori che si prospettavano con la prima e la seconda guerra mondiale. Per dire che ascoltare l'arte diventa anche un nostro esercizio di elevazione dalle condizioni, diciamo, quotidiane. L'arte è sempre stato un mezzo per poter trasmettere dei valori, specie verso le nuove generazioni, l'ha anche detto adesso. Per lei chiaramente ovviamente è stata la musica, per Pasolini invece potremmo dire sia stata in prevalenza la letteratura. Crede che al giorno d'oggi Pasolini, nonostante spesso sia messo in secondo piano come intellettuale, possa trasmettere ancora dei valori ai giovani? E quali? Allora guarda, rispondo indirettamente, così mi riesce più facile. Tiro in ballo il mio ruolo di insegnante. Io mi trovo a insegnare una materia, quella della composizione, che è una materia già difficile da spiegarsi, cioè mi chiedono spesso che cosa faccio io quando dico faccio il compositore, quindi dico no, ma per vivere lei cosa fa? Per dire, no? Posso risponderti in questo modo: io ho riscontrato un cambio radicale nelle sensibilità dei giovani che si accostano allo studio di questa materia, di quest'arte. Io insegno da oltre 23 anni composizione, ho insegnato per altri 10 anni prima una materia affine, e devo dire che proprio il substrato culturale è talmente tanto rivoltato nelle nuove generazioni che noi troviamo grandissima difficoltà a parlare di cose anche molto semplici. Perché? Perché purtroppo le nuove generazioni hanno avuto un appiattimento di fronte a tante problematiche. Posso dire che la televisione ha disincentivato un po' la partecipazione a, non so, al teatro,
ha disincentivato la partecipazione ai concerti, ad avviare uno scambio sociale e culturale che sia significativo. Poi le comunicazioni di massa, i social network, diciamo, hanno ancora di più aggravato tutto questo quadro. Per cui non c'è dubbio che l'arte diventa forse lo strumento oggi che noi abbiamo a disposizione per non insegnare, noi dobbiamo solo trasmettere, noi dobbiamo comunicare alcune linee guida alle nuove generazioni. E possiamo facilmente trovare ascolto là dove si creano le condizioni per questo ascolto. Quando troviamo ragazzi che sono, che capiscono che essere stati uniformati dal punto di vista culturale ha delle enormi pecche, quando incontriamo ragazzi che hanno la sensibilità e la curiosità di farsi delle domande, ecco, allora lì diventa per noi più facile trasmettere, comunicare, passare il testimone dell'arte. Quando ci troviamo di fronte, ahimè, in molte occasioni, di fronte, dicevo, ad un muro impenetrabile che è fatto di uno scambio come arte e divertimento, il divertimento sempre deve essere al primo posto anche quando c'è fenomeni artistici, ci sono fenomeni artistici. Ecco, allora in quel caso abbiamo grandissima difficoltà a mettere a frutto l'insegnamento dell'arte. E ti aggiungo anche quest'ultima cosa: più guardiamo verso il passato, più troviamo i germi delle novità nell'arte. E il fatto di praticare l'arte contemporanea non significa azzerare completamente tutta l'arte del passato, anzi saperla vivificare attraverso la conoscenza e lo studio per trovare nuovi spunti per andare avanti, questo sì. E Pasolini fondamentalmente faceva questo, praticava questo, la sua attenzione al dialetto friulano, la sua attenzione alla produzione popolare non era gratuita, era, diciamo, una cosa che doveva vivificare la sua produzione, la sua posizione nell'arte. Ecco, attraverso questa idea io sarei dell'avviso che l'arte torna ad essere utile.